Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans, signori! E quest'oggi siamo tornati con la serie dove vado ad utilizzare le truppe che mi consigliate. È da tantissimo che non la porto sul canale e siamo carichissimi e pronti per questo nuovo episodio. Ovviamente quest'oggi è il turno di Raffaele Burrini che ci dice, come vedete dal commento qui sotto, tutti i super draghi come truppa principale, tutte fulmini a riempire draghi normali e mongolfiere, e come macchia d'assedio a catapulta e nel castello draghi e fulmini. Quindi noi abbiamo preparato tutto quanto l'attacchino, signori, full super draghi, e ovviamente nel castello del clan abbiamo due draghi normali, mongolfiere, fulmini, e come pozioni ovviamente tutte quanti fulminine. Io voglio ricordarvi prima di iniziare di passare, se volete, qui sotto in descrizione dalla mia Amazon wishlist, se potete darci un'occhiata e magari farmi un regalino, e ne sono molto molto onorato. Inoltre c'è il bellissimo sito di Ko-fi dove potete fare una donazione singola o a cadenza mensile, scegliete voi il pezzo, scegliete voi tutto, direi che è molto molto onesto. Soprattutto, signori, se volete apparire anche voi in un prossimo video, dovete semplicemente commentare con le truppe che devo andare a utilizzare per un prossimo episodio e io sarò felicissimo sia di menzionarvi che di farci il video. Ovviamente potete scegliere qualsiasi tipo di truppa, questo lo dico anche per i nuovi iscritti magari che sono arrivati da poco, qualsiasi tipo di combinazione di truppe, anche non logiche, anche non esistenti, non per forza mi dovete dire, che ne so, mongolfiere, sgherri e mastino lavico, che ovviamente hanno senso insieme perché fanno la lava l'union. Potete scegliere qualsiasi tipo di combinazione, anche usa un drago, 10 streghe, boh, e 3 arcieri, quello che vi pare, ovviamente sempre per riempire tutti quanti i spazi che noi abbiamo. La sfida sarà quella di fare almeno 2 stelle con queste truppe, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare 2 attacchi per fare 2 stelle. Direi che è molto interessante. Possiamo subitissimo andare a cercare la prima partita, signori, perché così vediamo se riusciamo a superare questa challenge. E comunque, nel mentre, impariamo a utilizzare anche bene tutte quante le truppe, anche perché ovviamente, ragazzi, ci sta sempre qualche truppa che uno utilizza un po' meno rispetto alle altre, quindi più le utilizziamo e meglio è per tutti quanti. Allora, direi che questo qui è un buon villaggetto, che non mi sembra affatto male. Ovviamente mi devo ricordare di mettere... Perché non mi fa mettere la sputa lava? Ce l'avevo nel castello, signori. Ok. Va bene, regà. Utilizziamo la sputa tronchi? No, però non è giusto. Terminiamo la partita. Perché non mi fa utilizzare la sputa? Non ce l'avevo. Non me l'ha donata nessuno. Mannaggia, mannaggina. Quindi, 2 minuti mi faccio mandare la sputa lava e... cerchiamo subitissimo un attacco. Eccoci tornati, il Ciris era incoglionito, raga, però vabbè, non ci fate caso, oramai me conoscete. Finalmente ci abbiamo anche la sputa lava, quindi la mettiamo subitissimo lì, bella pronta, per poi andarla a utilizzare. Ovviamente quello era un villaggio molto molto onesto da attaccare, perché c'aveva un fracco di risorsine e mi dispiace averlo dovuto abbandonare. Però ci sta, è giusto che noi facciamo con correttezza e con esattezza tutte le cose che ci ha scritto il ragazzotto. Quindi andiamo subito a vedere se riusciamo a trovare questo villaggino da attaccare anche in modo abbastanza veloce, anche se forse credo che, visto che l'abbiamo skippato, il karma dirà tu non troverai nient'altro per tutta la serata, cosa che è molto probabile perché la mia fortuna è molto relativa. Veramente molto molto relativa. Ovviamente, signori, nel mentre volevo ricordarvi anche che sul canale sono usciti 3 video riguardanti il primo torneo amichevole che abbiamo fatto all'interno del clan. Passateci ad un'occhiata, raga, perché ci ho lavorato un pochettino, è molto molto carino da vedere secondo me, e soprattutto se magari volete partecipare anche voi nei prossimi tornei, fatemelo sapere con un commentino anche lì sotto, perché io sono molto molto contento e magari possiamo organizzare anche dei tornei live, dei tornei in video, quello che vi pare possiamo fare anche con tutti quanti voi, sia se state all'interno del clan. Ovviamente magari ci dovremo organizzare per quei giorni, dovrete passare all'interno del clan, o comunque creeremo un clan apposito, non lo so poi come ci organizziamo, quello è relativo, però possiamo farlo tutti quanti insieme. Allora, questo è un villaggino forse un po' troppo difficoltoso, però
noi magari ci proviamo lo stesso, raga, perché non si sa mai, non si sa mai. Tra l'altro abbiamo anche un eroe in meno, quindi non è proprio il massimo. Non è proprio il massimo, questo c'ha tutto full maxato. Proviamo un po', vai, una, due, tre, non le buttiamo giù, con tre soltanto non bastano, una, due, tre e quattro. Madonna, signori, madonna, una, due, tre, quattro, è andata giù. Una, due, tre, dai, dai, per pochissimo, però va bene. Direi che a questo punto possiamo procedere in questo modo. Io metto Re Barbaro e la sputalava da questo lato, perché ci vanno sulla Eagle. E i nostri super mega dragossi, prima che quella venga riparata, cioè li spariamo tutti belli, prepotenti, proprio lì, dei cattiveria su quella difesa aerea. Vai, bello così. Il Re Barbaro sta per esplodere male. Quindi attiviamo l'abilità. Stiamo attenti al colpo della Eagle. Ok, attiviamo l'abilità. Bellissimo. Regà, stiamo entrando buono, abbastanza tranquillamente all'interno del villo. Forse le due stelle, non lo so se le facciamo. Cioè, una, penso di sì. Cioè, i draghi stanno tutti qua. Forse li ho piazzati anche male. Che i super draghi da piazzare tutti così vicini è relativo, regà, è relativo. Però in teoria sta andando abbastanza bene, quindi non ce lamentiamo, buoni. Ci manca il 4%, il 2%, dai, che ci portiamo a casa la challenge subito, così sia la prima sfida. Dai, buttate giù quel bel deposito. Ottimo, signori! Le due stelle le abbiamo portate a casa. Abbiamo fatto un attacco veramente di merda. Però comunque lo scopo della challenge l'abbiamo superato. Ovviamente adesso ci facciamo comunque lo stesso anche il secondo attacchino. E magari cerchiamo di fare un attacco un po' più decente. Perché questo veramente è stato rubacchiato, tra virgolette. Perché sta veramente osceno, proprio un attacco bruttissimo. Ma ci sta, ma ci sta. Le risorse comunque ce le siamo portate a casa. Quindi io vado a richiedere di nuovo le truppettine. Qui l'esercito è pronto, tra l'altro. Vediamo un pochettino se c'è tutto quanto. Attenzione. Sì, è tutto perfettamente pronto. Gli eroi ci stanno. Ottimo, regà. Ci vediamo tra pochissimo appena mi arrivano le truppe per l'attacco. Bene, signori. Dopo un pochettino di tempo siamo riusciti ad avere tutte le truppettine. Quindi andiamo subitissimo a cercare un nuovo avversario, un nuovo villaggino. Tra l'altro, la challenge per il momento l'abbiamo superata. Se ovviamente riusciamo a portarci a casa anche delle belle risorsine o magari anche le tre stelle, è ancora meglio, signori, è ancora meglio. E possiamo dire di aver superato il superamento della challenge. Non c'ha senso quello che sta di stasera, Ciris, però, raga, non ci fate caso, sono stanco. Rinco, io ho lavorato tutto il giorno, quindi va bene così. Voi fate finta che dico qualcosa di sensato, ovviamente. Direi che ci può stare come cosa, no? È un ottimo scambio, dai. Andiamo subitissimo a vedere se riusciamo a trovare questo avversario. Perché, raga, cioè, ci sto a mettere un'eternità a skippare 300.000 skip ogni volta che devo registrare un video. Poi magari quando che non registro trovo sempre super mega villaggi con 800.000 miliardi di risorse. Quando registro non troviamo mai nulla. Proprio 0 0 0. Faccio un altro paio di skip. Se no, ci vediamo tra pochissimo. Appena trovo qualcosa. Cioè, guardate, raga, 40.000 risorse. Ma seriamente, cioè, questo me lo fanno apposta, secondo me. Facciamo così. Ci vediamo tra poco. Non appena ho trovato un villaggino interessante da attaccare, io mi metterò qui 3 ore ad aspettare. Eccoci qui, signori. Abbiamo trovato finalmente un villaggino che ha belle, belle risorsine. Ovviamente è un po' maxed, però ci sta, quindi direi che ce lo possiamo attaccare. Iniziamo subitissimo con il pulire le nostre bellissime difese aeree. 1, 2, 3, belle, così precise. 1, 2 e 3. Ottimo, giù. 1, 2 e 3. Perfetto, raga. Preciso, ce n'abbiamo un'altra qua davanti che volendo ci possiamo sprecare anche quelle cosettine. Tra l'altro vorrei forse buttare giù anche questa Torre Inferno. Stiamo attenti. Non va giù. Una, due e tre.
Non è andato a gioco con 3. Ok, forse non era un livello maxato, ovviamente. Però, vabbè, ci sta, raga, non è un problema. Madonna, Madonna, signori, che cosa è spuntato lì sopra? Cioè, di tutto e di più. Però io ci devo mettere per forza un draghettino perché devo pulire la zona, sennò poi ci fanno il giro, quindi è il massimo. E tra l'altro qui questa si è già tutta ricurata al massimo. Non va bene, non va bene, signori, questa cosa. Stiamo attenti, iniziamo a piazzare i nostri draghettini belli prepotenti così. Tra l'altro un altro ce lo mettiamo anche là e questi li mettiamo dietro. Vai, de cattiveria, raga. Speriamo di riuscire a entrare all'interno del villo prepotentemente, prepotentemente, anche se non abbiamo furia. Quindi io in realtà non amo tantissimo gli attacchi con i draghi se non ci sono furie dietro, perché a me piacciono gli attacchi molto sprint, molto veloci. Un attacco così mi risulta molto molto lento. E raga, mi pia l'ansia poi perché non so mai se riesco a fare quello che in realtà devo fare. Quindi è un bel problema. E tra l'altro credo che non riusciremo a fare le 2 stelline purtroppo. Cioè, abbiamo ancora la sputa lava che tra l'altro il suo dannetto, signori, lo sta comunque facendo. E ci stanno ancora 2 mongolfiere e 2 draghettini dentro, eh. Quindi non è neanche detta l'ultima. Non credo che riusciranno purtroppo a portarsi a casa il municipio, infatti sono praticamente esplosi. Però tutto sommato, le risorsine ce le siamo portate quasi tutte quante a casa, ci siamo fatti in 64%. C'è sta, raga, c'è sta. Perché non finisce l'attacco? Che è successo? Forse per la lava? Ok. Terminiamo noi. Direi quasi quasi buono, non è stato proprio il massimo. Ovviamente la cosa bella è che comunque la challenge l'abbiamo superata, quindi regà, direi abbastanza good, così molto molto contento. Ovviamente ringraziamo il ragazzotto che ci ha scritto il commentino, quindi grazie mille bro. E soprattutto, signori, voglio invitarvi a lasciare un bel like di supporto per questa serie, per questi video che io continuo a portarvi sempre tutti i giorni, e soprattutto un commentino con scritto cosa ne pensate anche le truppe che devo andare a utilizzare in un altro video, perché è molto molto onesto. Condividete il video con i vostri amici perché è importantissimo, e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina perché ho visto che molti di voi guardano i video ma non sono iscritti. A voi non costa nulla, a me fate un piacere enorme, e soprattutto rimanete sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare dal martedì al sabato regolarmente tutti i giorni 14:30 puntuali sul canale. Se volete passare anche su Instagram, giusto a darci un'occhiata, ogni tanto faccio qualche spoiler e vi avverto anche lì dei nuovi video, dei video che sono appena usciti, eccetera, eccetera. Dateci un'occhiata. Qui da Ciris è tutto, un salutone, bella, regà!